Good morning, children. How are you? I hope you are fine. Welcome, everybody. This is the first lesson, and it's about school objects. I'm sure you know a lot of words about school objects, but please look at this video, listen to me, and if you want, repeat after me. Okay? Let's start. School objects. Book, copybook, notebook, exercise book, possiamo utilizzare quello che ci viene più spontaneo, dictionary, school bag, bag, diary, pencil, pencil case, ruler, rubber, pencil sharpener, felting pen, pen, colors, crayons, scissors, o meglio a pair of scissors, un paio di forbici, glue stick, compass, chair, table, desk, chair, teacher's desk, blackboard, whiteboard, chalk, cupboard, bin, map, globe, calculator, paper e carta, sheet e foglio, clock, alarm clock, school bus, shelf, vuol dire scaffale ma anche mensola, e shelves è al plurale, è un plurale irregolare che dobbiamo conoscere. Door, window, toilet, classroom, school, gym, playground, canteen è la mensa, student, kid è ragazzino, child è bambino, children o kids, se sono più grandi, ragazzini, teacher, female, male, boys and girls. Allora, queste sono, diciamo, un numero di parole sufficienti che dobbiamo conoscere, ma come ci possono venire chieste? Allora, l'insegnante può disporre sul suo desk, sul suo banco, diversi oggetti, può mostrarvi delle flashcards, può avere un libro, aprirlo a caso e indicarvi qualcosa. Vi potrà chiedere, what's this? Cos'è questo? This is a pen. Ovviamente se lui nella domanda utilizza un aggettivo pronome dimostrativo, this, questo, è bene che nella risposta si inizi dicendo this is a pen. Quindi quando rispondiamo, la regola di base è prendere una parte della domanda. Dimostriamo così di avere anche un buon orecchio, perché se la domanda è what's that, cos'è quello, la risposta sarà that is a desk. Ok? Semplicemente what's it, cos'è? It's a book. Una cosa plurale, what are they? Cosa sono? They are bags. Quindi, il verbo al plurale, il nome al plurale. They are bags. Oppure potrà darvi dei comandi. Show me, mostrami, a ruler. Point to a bin, indica un secchio. Touch, tocca, a book. Bring me, passami, anzi portami, o pass me, passami, a pencil, una matita. Potrebbe fare anche una domanda a trabocchetto. Point to a pen, ma non c'è nessuna penna sul banco. Ci sono per esempio soltanto pencils, matite. La risposta è there is no pen, non c'è nessuna penna. Oppure there isn't any pen.
Come rispondere? Come ci viene più semplice? La risposta più semplice è there is no pen, perché quando noi usiamo isn't ci dobbiamo ricordare di usare in modo obbligato anche any. Quindi la risposta più semplice è there is no pen, ok? Allora, queste sono la maggior parte di parole che dobbiamo conoscere riguardo gli school objects. E queste sono le possibili domande riguardo gli school objects, ok? Allegato a questo video c'è una word list da studiare. Per ora è tutto e buono studio, bye bye!